tutti ragazzi e bentornati. Oggi riparliamo di motori. Esattamente ragazzi, motori. Sapete quelle vetture killer che tanto piacciono? Ecco, tanto tempo fa parlammo di un film cult come La macchina nera, ma anche di Brivido e anche di Duel. Però uno mi sfuggiva, uno dei cult massimi tratti da un romanzo di Stephen King, ovvero una pietra miliare di questo genere. Sto parlando di Christine, la macchina infernale. Christine, la macchina infernale, è un film di John Carpenter del 1983. Tra gli anni 70 e gli anni 80, i veicoli, visti come fonte di morte, insomma, come qualcosa di oscuro che seminassero panico, venivano visti come innovazione totale nell'ambito dell'horror, insomma qualcosa di oscuro, misterioso, poiché vedere un mezzo creato dall'uomo che si ribella ai propri creatori ha sempre comunque creato un po' di disagio, di destabilizzazione. E Christine è uno di quei film dove la fusion male e veicolo è perfetta. Tratto appunto dal romanzo di Stephen King di successo, Christine, John Carpenter, regala qualcosa di sconvolgente allo spettatore. Con semplicità e classe, ma adesso trama. Siamo all'interno di una piccola cittadina di provincia. Ernie è un giovane adolescente, sempre preso di mira dai vari bulli di scuola, dell'istituto, e per questo spesso isolato, quando si innamora di una dovettura. Una Plymouth del 58, una Fury, messa purtroppo maluccio, decide di comprarla per rimetterla a nuovo e dargli una nuova vita. Her name's Christine. Ma pian piano qualcosa sembra accadere. Un rapporto ossessivo tra lui e la vettura, come se ci fosse qualche feeling tra loro. Ever since he bought that car, he's been obsessed with... Anche la fidanzata sembra pensare strano di questo rapporto così morboso che c'è tra lui e l'autovettura. Però tutto sembra scorrere tranquillamente, fino a quando... He fix it up, you know, and he just comes back and does it again. He won't do it again. Si scoprirà che Christine, o meglio, è il nome della macchina, in realtà non è una semplice autovettura, una semplice automobile, ma sembra avere un'anima propria. Sì, una vita propria. Inizierà una strana simbiosi tra il ragazzo e la macchina, a tal punto di vederlo quasi ipnotizzato da lei, e Christine sembra volersi vendicare di tutti coloro che hanno ridicolizzato e polizzato il ragazzo, a tal punto di vedere anche la fidanzata del ragazzo come rivale. Christine è davvero una macchina infernale e inizierà a seminare sangue e morte ovunque. Chi riuscirà a fermarla? Eh sì, Christine, la macchina infernale, sicuramente un piccolo grande cult. John Carpenter con questo film regalò al pubblico un prodotto interessantissimo. Dopo il successo della macchina nera, comunque parlare di un nuovo film di una vettura demoniaca era molto interessante, e soprattutto renderla al pubblico con una via di lettura molto semplice, che potesse arrivare a tutti, e soprattutto mettere in evidenza una malattia ossessiva tra il nostro protagonista e la macchina, appunto Christine. E John Carpenter in questo ci è riuscito a perfezione. Riesce comunque a creare un film degno di nota anche a livello visivo. Ottima fotografia, ottime scene, ottimi effetti speciali, perché bisogna ammettere che ci sono effetti davvero incredibili, come quando vedremo trasformarsi e mettersi a nuovo Christine. Veramente ineccepibile, grandissima cosa, grandissime scene quelle. E soprattutto è bello vedere come ha saputo, grazie ad alcuni spaccati, trasmettere quella tensione nervosa. Riesce a far calarci all'interno della mente di Christine come se fosse un essere umano, in realtà è una macchina. Quindi questa sua gelosia, questa sua empatia con il ragazzo viene trasmessa molto molto bene, e questo è una cosa che lega molto lo spettatore alla pellicola.
Christine chi è? È una Plymouth Fury del 58, una macchina d'epoca che viene appunto rimessa a nuovo come hobby da questo ragazzo, ma che fondamentalmente è un demone, è il diavolo, è il male che rappresenta appunto la morbosità, l'ossessione. E vedere questo rapporto come cresce, soprattutto come cambia la mentalità del personaggio quando sta con Christine, è impressionante. C'è un'evoluzione pazzesca ed è pesante vedere come reagisce anche lei per difenderlo quasi, a tal punto di essere gelosa di lui, ma di tutti, della ragazza e soprattutto il suo modus operandi vendicativo nei confronti di tutti quelli che mettevano in ridicolo il ragazzo. E questo è reso in maniera molto interessante. Funziona egregiamente. Forse, ecco, una nota negativa del film è che a tratti è un po' lento, si trascina un pochino. Le scene di azione ci sono, come quelle di morte, che sono piuttosto curate, e soprattutto violente, cruente, sono ben fatte, ecco. E lì vedremo Cristina con tutta la sua foga e vedremo anche il cambiamento mentale del personaggio, come riesce a sconvolgere, ecco, lo spettatore. Sì, però forse, ecco, un po' più di azione, un po' più di movimento non avrebbe fatto male alla pellicola. Purtroppo, anche se il film è ben caratterizzato, non è un titolo che ha molto equilibrio, soprattutto se viene parlando appunto di un romanzo. Purtroppo, ecco, King è complicato, bisogna ammetterlo. Ogni volta che c'è stata una trasposizione di Stephen King su pellicola, c'è sempre qualcosa che stona. Però, purtroppo, ormai lo sappiamo. Ma ecco, nonostante tutto, il film come horror thriller viene preso in considerazione perché proprio c'è Christine che piace. Ecco, Christine è forse uno di quei veicoli che, nonostante la sua crudeltà e tutto, viene amato dagli spettatori e comunque dagli amanti del genere horror. Ecco, Christine, come anche per la macchia nera, per tutti i veicoli, come anche il camion di brivido con la fascia di Goblin, sono ormai dei beniamini. Ecco, sono, per chiamare horror, dei punti di riferimento di quella categoria. Nonostante tutto quanto, è una trasposizione dal libro piuttosto fedele, ma che poteva essere sicuramente meglio, tant'è che non fece un enorme successo al botteghino. Forse divenne cult dopo la sua uscita per l'home video. Oltre l'ira, la gelosia e la violenza di Christine, quello che conta di questa pellicola è proprio il lato psicologico. È quello che va osservato bene, la metafora che ne esce fuori, ma soprattutto la cosa interessante è questa macabra ossessione che è incredibile. Ecco, quella è il punto cardine che smuove Christine la macchina infernale. Seguito bene quel punto di vista, siete a cavallo, ragazzi. E sicuramente lo apprezzerete ancora di più. I know that the guy who owned the car before, Arnie. Poi, ecco, raga, la colonna sonora. Che vuoti che fa? C'è sempre la firma d'autore dietro, quindi pazzesca. Ma il film esiste sul supporto? Certo che esiste. Ecco, il DVD esiste anche in Blu-ray, quindi in alta definizione. Prezzi veramente spicci, cercatelo perché comunque ne vale sempre la pena averlo nella collezione vostra se amate i film on the road e non solo. In conclusione, Christine, la macchina infernale è un film piuttosto interessante che abbraccia la violenza, l'ossessione e soprattutto tanta vendetta. E soprattutto è realizzato da un grandissimo regista che è John Carpenter, nonostante non sia uno dei suoi migliori. Un film interessante perché riesce a mescolare tantissime carte in gioco, tra cui molta psicologia, e soprattutto mette in relazione un rapporto così pazzesco tra un'autovettura e un essere umano. Quindi cercatelo perché, secondo me, comunque ne vale sempre la pena. Ragazzi, ci vediamo alla prossima recensione. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per stare aggiornati, cliccate sulla campanella. Mi raccomando, se no vi perdete qualche cosa. E niente, alla prossima. Ciao a tutti.